Tra i cooking interessanti che hanno aperto questa terza e ultima giornata al Congresso Nazionale FIC c'era naturalmente Antonio Ciotola, che tra le varie cariche è anche presidente onorario del DSE, il nostro Dipartimento Solidarietà Emergenze. Antonio, un cooking molto seguito, cosa hai proposto alla platea di colleghi? Ho proposto uno sposalizio di sapori tra Marche, la mia città d'adozione, e la Campania, che è Napoli, la mia città natale. Ho fatto un paccolo di Gragnano farcito con una tartara di scottola marchigiana e ciauscolo del maceratese profumata al limone di Sorrento. Io già ti avevo sentito telefonicamente per una pre-intervista del congresso e tu mi avevi detto: sottolineerò molto l'importanza delle materie prime e dei prodotti tipici. Certo, oggi è importante la tracciabilità. Per avere un successo in cucina, i grandi cuochi, quelli che veramente credono nel proprio lavoro, devono dare tracciabilità alle materie prime e la stagionalità. Se uno ha rispetto di questi due punti di vista, già ha riscosso successo nella propria ricetta che fa fare. L'ho chiesto a Roberto Rosati, presidente nazionale del DSE, lo devo chiedere anche a te come presidente onorario del DSE. I cuochi della FIC innanzitutto mettono come primo ingrediente il cuore in tutto ciò che fanno, e voi del DSE l'avete dimostrato anche recentemente. È vero, con tutte le problematiche che stanno in Italia, la solidarietà è la prima cosa, quello che porta avanti il Dipartimento, e quello che poi, offrendo un piatto di pasta caldo a persone che veramente hanno i problemi, non quelli semplici, li facciamo sorridere.